Finalmente iniziamo il montaggio. Dunque, intanto preparo alcuni particolari per essere verniciati con l'interior green. Bisogna anche aprire qualche foro per alcuni carichi, ma che io, dato che non monto, non apro. Qua ce ne sono alcuni qua in fusoliera, ma io li lascerò chiusi. Adesso guarderò, intanto dovrò montare questo irrigidimento sopra alla parte inferiore delle ali, dove andrà inserito il longherone. Andrò a montare anche i supporti dei carrelli, perché anche quelli andranno verniciati tutti quanti in un colore unico e li vernicio insieme all'interno dei flap. Poi la parte della fusoliera, prima la vernicio, ci aspetto un po' intanto, e poi dopo staccata dallo sprue andrò a verniciarla anche insieme con il particolare A12, che penso che sia la parte che divide questo qua, la fusoliera dalla carlinga. Ok, intanto preparo i pezzi. Tolgo dalle stampate la parte che va verniciata e montata, anche perché non vorrei che dopo, avendo una non essendo più legata da 5-6 punti, l'incollatura tenda a muoversi, perciò preferisco montarla tagliata dalla colata. Per tagliarla, uso delle pinzette tranciatrici, sto un po' distante in modo da non danneggiare la parte dell'ala. Dopo, poi con un cutter e limette andrò a sistemare la parte tagliata. La plastica è molto morbida, quindi bisogna prestare molta molta attenzione. Meglio questa di alcune plastiche a segava vetrose incredibili, che quando le tagliavi spaccavano anche la plastica. Comunque, appunto, perché è molto morbida, bisogna prestare attenzione a non deformarla. In questi casi preferisco una limetta. La limetta è sempre pari ed è più resistente. Controlliamo che anche le altre siano venute bene. Ecco, voi le ho tolte bene, perché poi dopo queste qua, in fase di incollaggio, possono causare delle deformazioni e il modello manca di materiali, o poi ci puoi aggiungere un po' di stucco, riempimenti vari, perciò è meglio sempre pareggiarle bene.
controllare sempre che sia particolare, si adatti bene, che non crei problemi. Questo caso è preparato anche la parte superiore, dove ci andrà montato un altro pezzo. Stacchiamo la parte superiore dell'ala, molto bella. Ecco, posso girare l'interno dei flap, ma vanno bene. Anche il secondo longherone è molto delicato, molto sottile, quindi stiamo molto attenti. In questo caso voglio usare un cutter molto più stirato di qualsiasi altro, perché appunto evita qualsiasi sforzo che possa andare a danneggiare e piegare la forma. L'importante è poi spavare attentamente molto bene dopo, perché queste parti qua, andando a combaciare con la parte dell'ala che supporta tutto, può creare dei problemi alla geometria se rimane qualcosa di non preciso. Andiamo a togliere un po' di bave giustamente con la lima. Cerchiamo di fare una bella pulizia. Possiamo risentire con le dita dove c'è ancora una sporgenza. Andiamo a pulire anche l'altra parte di ala, quella inferiore, sempre togliendo bene le materocce dalla tutte le colate. Queste colate sono anche all'interno e poi dopo creano degli scalini, delle pali che non cambiano la geometria, perciò bisogna prima togliere la parte esterna dove stare un pochino attenti perché c'è il bordo entrata l'aria, poi dopo anche dalla parte interna. Sempre dopo una buona carteggiatura, una buona passata con la lima, si può sistemare tutto. Molto attenzione perché anche lì, molto fini sono le bordo di uscita all'aria e poi rovinarsi. Fatto questo, passato. Qua adesso già ho fatto una lima, una spugnetta, sono delle spugnette abrasive che ho comprato su Amazon, molto comode. Vanno bene anche spugnette per unghie, ma sono costose e non si trovano bene in un bel assortimento di grana. Queste spugnette hanno anche gradi differenti su ambedue i lati e sono molto comode. In alternativa sono anche normali spugnette abrasive comparabili, acquistabili in un ferramento o nel mercatino. Costano poco e vanno molto bene, ma soprattutto da usare sulle superfici grandi. Anche qua ci sono varie grane e si possono anche bagnare. Ecco, adesso carteggiamo bene a modo tutte quante, sia il bordo entrata all'aria che il bordo d'uscita, per avere meno gradini e togliere bene a modo tutte quante le bave. Molte volte gli stampi non chiudono bene e ci può rimanere un po' di bava anche all'esterno. Pareggiamo anche la parte interna per evitare il famoso gradino o la fessura che potrebbe rimanere sul bordo entrata, sul bordo d'uscita. Anche le parti che andranno poi a contatto della fusoliera vanno pareggiate molto bene per evitare delle fessure che andrebbero stuccate più dopo carteggiate. Una buona preparazione
del pezzo è fondamentale poi per un prosieguo del lavoro molto spedito e molto preciso. Adesso facciamo una piccola prova, una veloce prova a secco, per vedere che tutto quanto sia a posto. Prima prendiamo il longherone posteriore, controlliamo che la parte da montare sia quella giusta. Infatti qua c'è una piccola sporgenza e andrebbe a contatto con proprio una parte della carnuta. E qua si vede, l'incastro è perfetto, cioè non sono problemi. Adesso mettiamo un po' di colla e poi andremo a incollare. Anche guardando su internet, su YouTube, molti video di spiegazione, ho notato che queste varie preparazioni vengono non saltate, ma un po' trascurate. Anche perché, anche lì, ascoltando i commenti su internet, tutti quanti sono più preoccupati della colorazione che il montaggio. È errato, tutto quanto sbagliato. Poi tutti quanti vorrebbero fare il modello che hanno visto su YouTube o in fotografia. Perché è bello, perché è perfetto. Ricordiamoci che tutto questo deriva dall'esperienza e da tanti tanti modelli montati. E non sempre il risultato è quello che è. Poi ci sono ovviamente le persone che sono molto brave, con delle qualità, e mai potremmo arrivare a quel livello lì. È inutile non dire la verità. Se non hai la qualità subito, non è che l'acquisti più avanti. Perciò i primi 10, 15, 20 modelli saranno sempre non uguali a quelli che hai visto. Perciò meglio accontentarsi, meglio montare il modello alle proprie possibilità e accontentarsi, perché non è facile. Perciò non trascuriamo il montaggio e non abbiamo la bramosia di arrivare alla verniciatura finale, ma non tanto alla verniciatura. Molti bramano arrivare alla sporcatura, all'invecchiamento, a tutte queste tecniche, senza dimenticando la base. Poi vedo dei modelli con delle fessure, con delle stuccate fatte male, però penso che sia verniciato bene e che vada bene. No, non è assolutamente vero. Il modello montato, finito prima della verniciatura, non deve far minimamente pensare a quanti pezzi ci sono in questo modello. Per un semplice motivo: c'è una superficie un pochettino lunga e evitare che si possa asciugare, per evitare poi dopo delle seguenti scollamenti o deformazioni. Dopo l'incollaggio sul bordo si può passare sì la colla data mia per fissare il tutto. Queste colle qua non sono colle, sono di prodotti che sciolgono la plastica e praticamente la saldano. Perciò non è colla che fa colla su colla, ma scioglie la plastica su plastica. Quando si monta un modello, molti vanno a vedere video anche io guardo spesso video su YouTube, perché è bello vedere. Però ricordatevi che molti di questi video sono girati a persone che hanno o negozi o attività legate al modellismo, che quindi hanno interesse a vendere i loro prodotti e perciò fanno vedere, usare i loro prodotti. Ricordate che per montare un modello ci sono pochissime cose necessarie: una rimetta, un cutter, forbicini per tagliare dallo sprume, carta abrasiva e basta.
quelle sono le poche cose fondamentali per poter montare il modello, cioè montaggio base, poi sono anche altre attrezzature. Perciò prestate attenzione e usate sempre prodotti che ecco qua i quattro pezzi che formano l'intragliatura del carrello. Prestate molta attenzione perché ci sono due hanno numero 20 e due con numero 21. Ovviamente hanno posizioni differenti su entrambi le ali, perciò io consiglio di tagliare una alla volta, staccarlo dallo sprue una alla volta, andare a posizionare così che non ci si sbaglia. Spero anche di riuscire a mostrare bene a modo, centrato, le fasi di montaggio. Sono il mio primo video questo qua, infatti il video l'ho fatto tanti altri, però questa tipologia è il primo, perciò spero che si possa vedere bene. Scusatemi, cercherò di migliorare in futuro. Aggiungo che per le riprese uso una Lumix G80, macchina molto valida per le riprese video. Sto registrando in HD per facilitare così dopo il caricamento su YouTube. I primi due erano in 4K, che poi dopo ho ridotto il file di montaggio a 1920 in HD normale. Il problema non è il caricamento, dato che ho una buona linea di connessione, ma il problema è dopo la trasformazione in 4K da parte di YouTube, che impiega moltissimo tempo, e per queste cose qua non cambia eccessivamente. Ecco, adesso abbiamo la nostra parte inferiore delle ali con il primo telaio del carrello. Andremo a controllare dove posizionarlo. Questo qua è il numero 21, perciò sembrano essere che i numeri 21 vadano all'esterno dei motori. Controlliamo bene. Verificare come va montato. Fate sempre delle prove, okay. Dopo una piccola prova secco andiamo a fissare con la colla. E bisogna prestare un po' attenzione perché c'è un punto che può sembrare una mattarozza, ma invece è un incastro, perciò prestate molta attenzione a non eliminarlo. Qua ci sono delle sbavature sopra la parte, ma dato che non rimarranno visibili non si possono anche. Ecco fatto, il primo supporto è montato. Controllate bene l'ortogonalità in maniera che poi risulti semplice montare anche le altre parti. Molto bene. Adesso fissiamo un pochino tutto con la colla Tamiya. Ecco, io lo uso per questo, la colla Tamiya. Adesso passiamo all'altro pezzo, numero 21, sull'altra semiala. Sempre appoggiate in particolare un piano rigido, così farete meglio a tagliarlo in modo più preciso. Nel montaggio bisogna anche fare un po' di attenzione a dove ho fissato queste parti qua del carrello, cioè queste parti. Se rimane una parte interna non è necessario le sbavature ultra, l'importante è che rimangano non danneggi nel montaggio.
cerchiamo di poi dopo di andare a controllare che l'inclinazione sia esatta per non avere problemi dopo con le precisioni. Controlliamo anche così ad occhio, controllando che l'inclinazione o i piani siano in, tutti quanti in asse. Facile anche che staccando dallo sprue questi particolari molto sottili si possa trovare davanti a delle deformazioni, perciò controllate, dato che plastica molto morbida si riesce a farla tornare alla sua geometria originale. Ecco anche il secondo telaio, il carrello pronto per essere sistemato. L'importante è che, come ho detto, che siano ben puliti le parti che vanno ad appoggiare per non creare spessore. Però in alcuni casi, visto che la plastica è sottile e la colla scioglie, è abbastanza stare attenti al montaggio e queste piccole sporgenze possono anche essere sciolte. Altro oggetto utile per il montaggio, anche delle piccole pinzette per poter avere un miglior accesso. Ecco, questi sono gli utensili più indispensabili. Anche questo è al suo posto, visto che anche a secco va bene, mettiamo la colla. Qua bisogna fare un po' attenzione perché c'è un piccolo incastro, un punto di riferimento sia sull'ala che sul telaio che deve incastrarsi. E bisogna fare un pochino di forza senza andare a esagerare. Adesso controlliamo che sia tutto quanto perfetto. Mi raccomando, controllate anche quello che è la distanza fra le due gambe del carrello per poter avere poi una perfetta distanza fra i due. Anche qua sarebbe servito un più adesso speriamo poi che l'altro longherone possa rimettere tutto quanto a posto. Adesso facciamo una prova secca. Sì, il longherone contribuisce anche a dare con due incastri a dare la posizione precisa ai due telai e a mantenerli anche la giusta distanza da uno dall'altro. Sì, perfetto. È studiato molto bene questo modello, sembra, dalle prime impressioni di montaggio. E appunto nei vecchi modelli queste attenzioni non c'erano. C'erano dei grossi perni che andavano a incastrarsi, anche quelli erano mica male, perché almeno davano sicurezza per la stabilità del modello. Adesso andremo a incollare questo longherone e poi passeremo a qualcosa d'altro in maniera di poter verniciare già con intero green tutte quante le parti. Molte di queste parti saranno verniciate direttamente attaccate alla colata. Anche in questo caso uso la contatta della Revel, che ha un tempo di incollaggio un pochino più lungo e può permettere anche di correggere eventuali errori di posizionamento. Poi con la tamiglia ripasseremo l'incollaggio.
Ecco, ripassiamo sulla parte esterna. Teniamo premuto un pochettino per far aderire bene. Accidenti, è studiato molto bene, mi piace. Ho altri due o tre modelli dell'Airfix e andremo anche a montare quelli dopo. C'ho il defiante, ho il Buchaner e poi non ricordo cos'altro. Tutti in scala 1,72. A questo punto possiamo andare a provare a sovrapporre la parte di ala inferiore per vedere se tutto quanto è perfetto. Ci sono due grossi incastri all'estremità e due sulla parte centrale. Anche a prova secco non è male, sembra che non vi siano grossi, che non rimangano grosse fessurazioni. Certamente sul bordo entrata l'aria ci andrà poi un po' di stucco, ovviamente. Comunque le parti interne non creano spessori, sì, tutto quanto sembra fatto molto bene. Potrei anche già fissarle e verniciare con la roba da sopra, ma evito. Faccio meglio a lasciarlo aperto. Perfetto. Lasciamo fermo un po' in maniera così si possa asciugare bene. Nel frattempo, visto che è la mezza, andrò a farmi da mangiare.